Rocco Pietrantonio, versatile talento made in Puglia, ma possiamo dire che un po' ti ha scoperto anche Telenorba? Beh sì, un po' sì, perché comunque ho iniziato da Telenorba, io facevo un programma, conducevo un programma che si chiamava Bam TV con Stefania Porcelli, dove mi sono divertito molto e ho imparato un sacco di cose, veramente, mi hanno aiutato nel percorso. C'è anche un'altra cosa che va in onda attualmente su Telenorba. La cosa che sta andando in onda ora è una fiction che si chiama Mancate Verità, che sta andando molto bene, è molto gratificante questa cosa, infatti ci sono anche attori importanti, Orso Maria Guerrini, Paolo Malco, e anche lì è stata un'ottima esperienza, perché io ad ogni esperienza faccio come una spugna, cerco di rubare un po' il talento agli altri per poi utilizzarlo in altre cose. C'è anche la tua fidanzata Lori del Santo. Sì, vedi, devo trovare del lavoro a me, l'ho trovato io qui in Puglia, perché nessuno mi viene mai a trovare, e visto gli ho trovato il lavoro e finalmente è venuta in Puglia, poi è venuta, non se ne voleva più andare, mi ha detto oddio qua si mangia benissimo, una cosa pazzesca. Tu non ti sei fatto mancare niente, amici, uomini e donne, la fattoria. Non è un percorso scelto, è successo che sono capitate delle occasioni, a volte piccole, a volte anche grandi, dove insomma mi sono inserito e le ho sfruttate al meglio. Ad esempio, sei andato ad Amici perché? Qual era il tuo sogno nel cassetto e che cosa sai fare? Beh, io canto. Mi piace molto recitare, mi piace molto far divertire. Tu pensa che io presentavo quelle tappe di Miss Italia per 2 anni e avevo creato proprio uno show, no? Infatti alla fine la gente non pensava più alle Miss, ma pensava a vedere questo spettacolo, perché ho avuto delle grandi idee, tipo cantare Frank Sinatra o fare uno sketch, mi ricordo uno sketch di Jerry Lewis, quello della macchina da scrivere, era molto, mi incappucciavo con gli occhiali, quindi è una cosa molto divertente, quindi mi piace sentire anche il calore della gente. Adesso ti vediamo impegnato in uno show sulle reti Mediaset. Sì, è Saturday Night Live, che è un programma molto divertente, un programma comico. Dice vabbè, con sta faccia fai il comico. Ebbene sì, perché questo è un programma, un insieme di tanti sketch comici, dove una satira un po' particolare, un po' inglese. E sempre questo lavoro è capitato per caso, perché eravamo una cena, c'era il produttore, io non sapevo neanche che fosse il produttore, e ha detto, uè bello, vieni in ufficio la prossima settimana che ti voglio parlare. E poi da lì è nata questa cosa. Quanto aiuta essere il fidanzato di Lori del Santo? Come sei diventato il fidanzato di Lori del Santo? Beh, Lori, ormai lo sanno tutti, è una leggenda, l'ho conosciuta su Facebook. Poi ci siamo visti a Roma, insomma, da cosa nasce cosa? L'ho conquistata perché, insomma, mi piaceva, poi mi piaceva anche che era una donna, come dire, famosa, illustre, io non ho mai nascosto questa cosa. Stare con lei è importante perché in poco tempo riesci ad acquistare una popolarità molto accelerata, però la popolarità non la conquisti fidanzandoti con Lori del Santo. È chiaro che comunque devi piacere alla televisione, devi piacere ai giornali, devi comunicare qualcosa, devi comunque avere una personalità che sia inerente alla sua, perché lei è una donna molto forte, perspicace, stare vicino a lei anche televisivamente non è facile. Ma ti senti un po' un toy boy? Assolutamente no, mi sento più vecchio di lei, perché io sono l'antico e lei è la moderna. Toy boy non è, insomma, un termine che non riesco a tenerlo, questo termine, con me, perché mi infastidisce anche, perché io veramente sto con lei perché c'è una relazione forte, una relazione vera, una relazione di coppia, come tutte le coppie esistenti normali.